Io andrei da Girotto del Movimento 5 Stelle perché Beppe Grillo poco fa ha detto: ma qui hanno vigilato male e ha paragonato Monti e Draghi a Gargamella, no? Cioè, quindi intervento così da par suo Sì, del leader del Movimento 5 Stelle. quella è una battuta. Parlando di cose serie, parliamo di banche, parliamo di MPS, parliamo che gli italiani sono abituati a tirare sulle antenne solo nel momento che c'è un grosso scandalo, quando in realtà da 30 anni il sistema bancario è assolutamente marcio, marcio dalle fondamenta. Stiamo parlando di un sistema bancario assolutamente speculativo, stiamo parlando di un sistema bancario che con l'avvento dell'elettronica compie migliaia di transazioni al secondo. Stiamo parlando che il 90% delle transazioni sono a brevissimo termine e non sono operazioni reali, ma sono operazioni speculative. Stiamo parlando del fatto che ogni giorno ci sono 700 lobbisti finanziari a Bruxelles che contattano tutti gli organi dirigenziali per spingere la legislazione a favore delle banche. Parliamo del fatto che la stessa Unione Europea, in un suo rapporto ufficiale, ha dichiarato, dopo la crisi del 2008, ha dichiarato che le leggi vengono scritte da professionisti pagati da banche e istituti assicurativi. Quindi abbiamo un sistema bancario che è totalmente marcio da rifare. Io sono socio di un istituto finanziario di banca etica che lavora in maniera completamente diversa, quindi un po' la mia passione è proprio quella della finanza etica. Per cui Monte Paschi di Siena è solo la punta dell'iceberg. Spero che gli italiani facciano i conti con quello che è successo negli ultimi 30 anni alle banche. Le banche adesso stanno chiudendo completamente i cordoni della borsa perché devono ricapitalizzarsi al massimo perché entrerà in vigore Basilea 3 che chiede dei criteri di capitalizzazione molto più ampi e non prestano denaro, hanno ricevuto moltissimi finanziamenti. Ricordo che dal 2008 ad oggi le banche private hanno ricevuto 13.750 miliardi di dollari, sono 25 milioni di miliardi di lire, sono una cifra con la quale si sfama l'umanità per 150 anni. Soldi privati che sono stati, scusate, soldi pubblici che sono stati dati alle banche private. È la famosa socializzazione delle perdite per la privatizzazione dei profitti. Quindi l'intero sistema finanziario va modificato ampiamente. Allora, intanto ovviamente. Berlusconi. Allora, Gianni Girotto, consigliere regionale in Sindaco. Sicilia del Movimento 5 Stelle, si sono dimezzati lo stipendio. È vero, dicono gli aspiranti parlamentari del vostro movimento che anche in Parlamento avrete retribuzioni di Sì, no, non 2.500-3.000. dimezzati, molto di più, circa il 75%, perché da circa 10.000 euro sono portati a 2.500. Noi abbiamo nel programma l'impegno appunto di tutti quelli che saranno eletti avranno un rimborso per il loro mandato di 2.500 euro mensili netti. Questo è un segno di rispetto per gli italiani, così come anche il fatto che rinunceremo ai 100 milioni di euro circa che prenderemo di rimborsi elettorali, cosa che sapete perfettamente, siamo totalmente contro. Anche questo è un segno di rispetto che è verso il popolo italiano che campa con 1.000-1.200 euro al mese. E ovviamente aspettiamo fiduciosi che qualche altro partito decida di fare la stessa cosa. Questi sono segni, le cose concrete sono 20 miliardi di spese militari che non vogliamo spendere, no alle grandi opere come la TAV, come il Ponte di Messina, tutto ciò che andremo a recuperare da queste mancate spese che abbiamo già quantificato circa in 100 miliardi di euro verranno invece impiegate per tutta una serie di microappalti. Noi non vogliamo fare le grandi opere che vengono commissionate alle grandi ditte, grandi appalti, grandi tangenti. Vogliamo tutta una serie di piccole opere per far lavorare artigiani e piccole aziende che stanno morendo. Negli ultimi anni il settore edile ha perso 300.000 posti di lavoro, noi vogliamo recuperarli. Abbiamo un territorio che fa acqua da tutte le parti, non è un modo di dire, abbiamo un dissesto idrogeologico che è pazzesco, vanno fatti i lavori per i prossimi 20 anni. Abbiamo un patrimonio edile ugualmente colabrodo che va totalmente riqualificato a livello energetico perché spendiamo troppi soldi per riscaldarci d'inverno e rinfrescarci d'estate. Qui c'è il lavoro per i prossimi 20 anni, così come anche nelle bonifiche. Noi vogliamo risparmiare tutta una serie di grosse cifre dalle grandi opere che riteniamo sia inutili che dannose e metterli su tutta una serie di microappalti in modo da far lavorare le piccole e medie imprese che stanno morendo. Quindi porteremo edilizia e riassetto idrogeologico come priorità. Allora, Gianni Girotto, qualora ci dovesse essere un exploit di Grillo, molti lo prevedono Dopo e posso molti, dire due parole. senz'altro, e molti dicono sì, però Grillo non ha un programma. Diciamo, dal punto di vista, diciamo, dell'economia e Mio del. Dio, il programma è online da 2 anni.
Grillo non è candidato. Grillo non può candidarsi secondo le nostre stesse regole. Grillo non entrerà in Parlamento. Entrerà chi entrerà, se avremo una quota sufficiente. Il programma è online da 2 anni. Io invito tutti a leggerlo, perché si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, ma è lì da 2 anni. E anzi, è lì aperto a tutti. Chi vuole contribuire, chi vuole suggerire, chi vuole fare proposte, modifiche, critiche, è aperto a tutti, perché noi procediamo così. Io sono solo un portavoce, io ho un'opinione, metto la mia, tutti gli altri mettono la loro, poi democraticamente vince la maggioranza. Ecco, però voglio dire, una volta che il Movimento 5 Stelle entra, mettiamo che entri appunto in larga percentuale in Parlamento, voi su quale, quali sono le priorità? Non so, diciamone due, il lavoro. Il programma in questo momento è diviso in sette macro aree, ma comunque sì. Noi non abbiamo una filosofia, non siamo degli idealisti. Noi lavoriamo sul buon senso e sulla sobrietà. Buon senso, scusate, e buone pratiche. Perché buone pratiche? Perché in tutta Europa e in tutta Italia ci sono già tutta una serie di buone pratiche che sono state messe in atto e che noi vogliamo semplicemente copiare, perché hanno già dimostrato numericamente, economicamente, che funzionano. Ce ne sono moltissime, sono elencate dal punto di vista europeo su un libro che si chiama Voglia di cambiare, e dal punto di vista italiano sono elencate in un libro che si chiama L'anticasta, l'Italia che funziona. Tutta una serie di cose, quindi non sono esperimenti, ma sono cose che già hanno dimostrato di funzionare. Quindi moltissime cose non dobbiamo inventarle, ma dobbiamo solo copiarle, perché hanno dimostrato che funzionano.